quei giorni senza nuvole. Suonavamo io e te, sentivamo il tempo scorrere come musica sul cuore. Radio Luxembourg programmava per noi. Benvenuti in studio, New Trolls Radio Luxembourg. Oggi vi porta dentro una canzone di stagione, assolutamente. Io il 21 di giugno, quando siamo entrati nella nuova stagione, ho messo online su uno dei nostri social della radio, ho postato, come si dice nel linguaggio tecnico, un pezzo per augurare a tutti la buona estate. Il pezzo era Il vento dolce dell'estate. Molto bello. Tra l'altro ricevendo moltissimi mi piace, mi piace, mi piace, tanti commenti, nostalgia, che bello questo pezzo, mi ha accompagnato, ottima scelta, viva l'estate, viva la musica di New Trolls. Ecco i New Trolls. Ciao. Buongiorno. Ciao. Hai detto la nuova stagione è la settima stagione. È vero. The Seven Seasons. No, io ricordo una cosa di questo pezzo, ha avuto più successo questo brano che era la facciata B del disco, del pezzo fatto insieme a Sergio Endrigo al Festival di Sanremo, una storia, e ha avuto più successo questo, perché secondo me era più fresco, più yeah, più gioioso, e poi lì appariva il primo flauto. Vero? È che io dopo questo pezzo qua mi sono predetto di non dire più questo pezzo, per me è bellissimo, perché non faceva successo. Quando diceva così quel pezzo lì, niente. Dovevamo andare a Sanremo con questo pezzo, non ci siamo andati perché io ho detto che è bellissimo. Cioè, basta. Ma in effetti noi avevamo presentato proprio questo come pezzo da fare al Festival di Sanremo. Sì. E però non abbiamo trovato un'accoppiata, perché in quell'anno lì si facevano le accoppiate, e perché in realtà preferivamo che fare una accoppiata dove l'altra parte cantasse una nostra canzone. Invece noi abbiamo cantato una canzone di Sergio Endrigo, che peraltro non è niente male, devo dire. Niente male, soprattutto come cura New Trolls, ma devo dire forse è andato anche meglio questo, perché forse lo sentivate anche più vostro, era un vostro pezzo, lo spingevate anche di più come energia. Mi piace molto l'inizio, perché è un inizio che ricorda un po' le atmosfere delle tribù indiane, no? Con questa percussione un po' medievale, Vittorio. Sì, anche un po' medievale. Tum, tum, sì. Molto medievale, sì. Molto bella, poi cantata. Allora, qui fanno l'ingresso, cioè non è un ingresso, fanno la ricomparsa canti e controcanti intrecciati, quasi da coralità polifonica, cioè molto bello, cioè un rincorrersi. Come sarebbe venuto farlo dal vivo a Sanremo, però? Questa è la mia domanda tecnica. Questo soprattutto quella parte del canto. Non ti so rispondere, perché dovrei proiettarmi ad allora, oggi lo saprei. Però chitarre, acustiche, flauto, punto. È vero. Basta. È vero o no? È vero. Invece allora probabilmente non l'avremmo fatto così. No. Non ti so rispondere. Oggi probabilmente avreste un mega coro che vi mette a disposizione l'orchestra che vi fa il back. Assolutamente no. No. Noi cantiamo e suoniamo. Sì, no, per dire l'effetto del coro fatto in studio. Basta intrecciare le voci. No, basta magari sintetizzare tutto il lavoro per quattro voci. Lì devo dire che facevate proprio i primi passi veri verso l'utilizzo forte delle voci proprio come strumento di impatto dal vivo. Le nostre prove le facevamo, certo. Non si può dire come e dove, però le facevamo comunque. Io poi vi chiederò un giorno di raccontare un po' di più sulle voci dei New Trolls, ma questo è un capitolo a parte. Vittorio Descalzi caccia fuori il flauto e inizia a sflauteggiare. L'avevo già, devo dirti, qui era, se non sbaglio, il 72, qualcosa del genere, 71, ma era subito dopo nella sala vuota, concerto grosso, per cui già il primo flauto l'avevo esibito. E qui io viaggiavo col flauto, loro li terrorizzavo, in macchina continuavo a suonare il flauto, noi facevamo basta, io piruliru, e ho imparato a suonare il flauto in macchina, con loro. Ascoltando Radio Luxembourg. Assolutamente sì. Anche perché se si sedeva dalla parte destra e suonava il flauto, poteva suonarlo finché voleva,
ma se si sedeva dalla parte sinistra e suonava il flauto, ti beccavi delle flautate nel naso e non potevi vedere, basta, vattene. No, perché il problema era questo, avevo pochissimo tempo libero, certo. O perlomeno il nostro tempo libero era il viaggio da un concerto all'altro, perché facevamo 300 concerti all'anno, 300 no ma 250 sì, per cui io dovevo studiare il flauto. Certo. In qualche momento andava fatto, no? E io mi ambientavo e facevo le mie prove della mia vocalizzazione a cantare sempre più in alto per dirgli a Vittorio di smetterla di suonare. Smettila! Così. Quindi è lì che hai imparato a tenere la nota lunga fino a che lui non smette di suonare il flauto. Bisogna essere più forti, sai. Vedete, stiamo aprendo i segreti cassetti. Le cassate siciliane dei New Trolls. Divertiti sempre. Eh beh, assolutamente. Se no non riuscivi a fare 250 concerti l'anno se non ti divertivi, eh? Ma non si riusciva a fare nei concerti, nelle canzoni per i concerti. Certo. E tutte di nostro piacimento, perlomeno. Ok. Bene, io la manderei, dato che poi se ne sente anche il bisogno. Ecco, questa è la nuova versione, se non sbaglio state lavorando a un nuovo vento dolce dell'estate, sì. Vi abbiamo dato un'anteprima, vabbè, anche questo è Radio Luxembourg ovviamente. Allora vi lascio con il vento dolce dell'estate, versione però originale del 71. Sia un vento tiepido. Dolce e tiepido, giusto. Tiepido. Giusto. Vabbè, mettiamoci d'accordo, no, l'estate dolce sarà... Dolce e tiepido, è uguale. Prima o poi... Le due cose possono andare insieme. Benissimo, dolce e tiepido. Dolce e tiepido. Certo. Ok. Caldo, no? Perché darebbe anche fastidio. Certo. Tiepido. Come il sole al mattino. Ancora. È tanto vicino che quasi ti sta nella mano. È sempre Vittorio, non cambia. Ok. Arrivederci da New Trolls Radio Luxembourg. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Un giorno e poi...
la.